Will you start, Anna, or I will start? Ok, buon pomeriggio a tutti, siamo al quarto incontro e siete numerosi, numerosissimi come sempre, nonostante il tempo oramai chiaramente estivo e la stanchezza di quest'anno che non dimenticheremo ovviamente. Dunque, come avete visto, c'è stato un cambiamento di programma e questo cambiamento di programma ha la finalità, diciamo, di legare due proposte che si matchano perfettamente, perché, come dirà poi Cristina, quello che lei presenta è stato fatto sia in classe con gli studenti, sia durante un corso di formazione. E durante il corso di formazione proseguiva proprio con un'attività simile a quella che invece presenteranno Claudia e Alice. Quindi io penso che questo pomeriggio, diciamo, sulle plastiche è un input, ora vedremo, lo commenteremo come abbiamo fatto per gli altri, molto interessante, però volevo anche sottolineare che l'ANIS ha fatto un progetto che si chiama Sustain, che trovate su web e trovate anche sul sito dell'ANIS, dove sono stati prodotti dei materiali molto interessanti e molto pensati sull'Education for Sustainable Development, cioè per lo sviluppo sostenibile, con l'IPSE. Quindi sono stati prodotti dei booklet che sono su Everyday Object, ai quali ha partecipato, in particolare all'elaborazione di questo ha partecipato l'ANIS, sugli oggetti di tutti i giorni, sul ciclo vitale, diciamo. Noi abbiamo lavorato sulla scarpa da ginnastica, ma in realtà era un modello molto interessante, applicabile anche, non so, al cucchiaio, alle borse o altre cose. E poi un altro è sul cibo, un altro invece era sull'energia. Quindi vi invito a fare download, sono disponibili su web questi materiali, quindi questo può essere, lo dico in anticipo, una interessante espansione dei temi di questo pomeriggio, anche perché è un progetto coordinato dalla Mena alla Pat, quindi in realtà c'è IBSE in tutte le salse. Okay, I would like to thank to European School Net, Amgentic, the leader of Amgentic route, and she's very busy, and nevertheless she's here with us, and I have been in copy with the many mails and that we exchange during this day, so I really thank a lot. And as I said few minutes before the recording, I think that we are doing the necessity virtue. I mean that we did not realize these training courses in presence for the lockdown, for the COVID, and so on. But I think that it was a very interesting opportunity to share in a more nationwide, and to feel all of us part of a national effort, and not only national, but thanks to the so kind disponibility of European School Net in supporting us. This is strongly fostered the European dimension. So thank you so much to all of us, I can say. And just a few words from Ruth. Thank you. Yes, thank you so much, Anna. That's very kind words. I think all we need to remember is that in every crisis, there's an opportunity. And we just need to take the opportunity, and that's what we tried to do as European School Net. And I'm so happy that we have partners such as you to also take on board on the opportunities. And I wish you a great work today. I'm here for the technical support, and I don't understand Italian, so I'm not going to pay much attention on everything that you will do, but I'm here to support you in everything you need, and just want to tell you that keep up with the good work, okay? And that's it. Thank you so much. Thank you. Grazie. Thank you so much, Ruth.
Cominciamo con Cristina, quindi Sì, certo. a te la parola, Cristina. Grazie. Ditemi per favore se potete sentirmi bene, perché l'altro giorno c'erano problemi di Benissimo, audio. benissimo, Benissimo. benissimo. Allora, io Grazie. introduco questo, grazie a te, grazie a voi e grazie soprattutto a Ruth che ci ha tanto supportato in questi 2 giorni. Allora, spiegherò il senso della scelta di questo tema nella mia brevissima presentazione. Intanto noi progetteremo un'attività su come separare e classificare le plastiche, cercando di dare degli stimoli per l'apprendimento inquiry come processo mentale proprio anche nella didattica a distanza. Sarà una metodologia IT naturalmente e l'approccio sarà sperimentale trasversale tra fisica e scienze. Quindi tratteremo di plastiche e del loro impatto sull'ambiente. Perché questo tema? Ecco che entriamo nello specifico. Allora, sappiamo che una delle tante caratteristiche delle plastiche è di avere dei tempi lunghissimi di degradazione che vanno dai 100 ai 1000 anni se abbandonati nell'ambiente. Ed ecco perché la nostra attività, che consiste proprio nel separare le plastiche dai nostri rifiuti per il loro riciclo e riuso, affinché ci si avvicini il più possibile a contribuire a ridurre il problema dell'inquinamento da plastiche nel nostro pianeta. Ancora un altro motivo è perché questo modulo, oltre a trattare un argomento molto stringente e di rilevanza fondamentale, può essere inserito in un percorso molto più ampio, quale quello relativo a materia, energia e loro trasformazioni. Quindi un discorso più ampio sul riciclo e la sostenibilità. Ancora, se non agiamo a livello mondiale con comportamenti ecosostenibili, il futuro del nostro pianeta, già fortemente a rischio, sarà compromesso. Quindi io come insegnante sento molto il ruolo che ho nel far crescere nei ragazzi, nei nostri studenti, la sensibilizzazione e la motivazione verso la difesa dell'ambiente, affinché gli studenti diventino adulti in grado di scelte consapevoli. Ma questo come può avvenire se non tramite percorsi sperimentali che sollecitino la loro riflessione? Ancora, vorrei soffermare un attimo sul fatto che inclusione, successo formativo e istruzione di qualità sono i tre cardini del ruolo che oggi è sempre più richiesto alla nostra istituzione scolastica, che non è più un'istituzione a sé stante, ma è inserita all'interno di una comune visione culturale condivisa a livello internazionale. E questa visione della scuola trova corrispondenza in 2 documenti ufficiali pubblicati dall'ONU nel 2015, che sono il documento sull'educazione alla cittadinanza globale, che è una guida pedagogica vera e propria, e l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che è un vero e proprio programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità. E questa agenda include 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile e tra questi 17 noi abbiamo scelto il dodicesimo, che recita garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo. Abbiamo cercato di fornire una risorsa tagliata per la didattica a distanza, visto Anna, you there? What is happening? I think Christina was blocked for some time. Maybe her connection is not okay. Yeah, she's back again. Ecco, scusate, cosa è accaduto? Ruth, can you help me?
Cristina, io credevo fosse un mio problema, invece, infatti mi stavo spostando, invece evidentemente è un problema tuo di connessione, però sta Io riconosco, sta ripartendo ora. Sì, ripartendo. però sta Scusate, mi ripartendo. potete dire dove si è interrotto? Allora, io sono, almeno io, fino all'agenda 33. Ah, ok, Aspetta. allora sarò molto più 30. veloce. Scusate, adesso cerco di ricondividere lo schermo. Scusate. No, sinceramente non so cosa sia successo. Vediamo. Ok, è come se la connessione? Se stessi riconnettendo da doppio. Ok, vediamo se prendo più volte, cos'è questo? Non lo so. Non lo so, È una magari riesco a bellissima farlo. prospettiva. Sentite, anche se non potete, stoppa, anche se non potete vedermi, posso terminare Ok, va bene uguale. l'introduzione, se mi sentite. Sì, certo, vai, vai avanti, dai. E magari Valentina passa ad altro. Ma no, non ti sentiamo proprio, Cristina. Non so se è un mio problema. Anna, Sì, ora abbiamo ti qualche sento. problema? Senti me, sono Valentina. C'è qualche problema con il computer di Cristina? Lo riavviamo e Allora, magari ascolta, mando. io direi di... non so se state insieme, voi state insieme? Sì, siamo insieme. Ah, state insieme, ok. Comunque io ringrazio tutti voi, siete in 68, il che vuol dire tantissimo. E oggi è 16 luglio, dovrebbe saperlo il nostro ministro di tutto ciò. Ok, sì, questo l'avevi detto, questo almeno a me era... Anna, mi senti? Perfetto, ora mi Sì, ora senti? sì, io ora Ecco, benissimo. sarò Ok. velocissima nella Sul conclusione. dodicesimo Diciamo obiettivo, che questo l'hai detto, la centralità dello studente. Quindi la io centralità almeno a dei me si è committenti, bloccato qua. quindi Ok. abbiamo cercato di fornire Risorsa. una risorsa dettagliata per la distanza, che deve essere una risorsa coinvolgente per i ragazzi, visto che non siamo più insieme. E questa risorsa li deve vedere protagonisti, in maniera che si discuta insieme con gli studenti, gli si chieda di fare un lavoro di ricerca per la risoluzione dei problemi, quindi una didattica dove è forte l'interazione con gli studenti. E quindi Valentina ci farà vedere delle risorse da condividere, insieme agli studenti e con voi stasera. E ultima cosa, l'attività può essere facilmente svolta a casa dallo studente utilizzando i rifiuti di plastica da loro prodotti e sostanze facilmente reperibili a casa. Appunto, questa attività vedrà il normale sviluppo nell'attività di Claudia. E adesso passo la parola a Valentina che condividerà il suo intervento. Scusatemi per l'interruzione. A dopo. Stop sharing. Metric tons of plastic trash enters the sea from land every year. The equivalent of 5 plastic bags filled with trash for every foot of coastline in the world. Across our ocean, plastic trash flows into circulation, dispersed almost everywhere, but concentrating in huge swaths in the midst of global currents, breaking down into smaller and Valentina, smaller penso sia un video questo che stai cercando di ingested by caricare. species across the marine world.
and sinking to the bottom of the sea. Non si vede ancora, sta caricando. Se intanto magari da questo video risulta ben evidente l'argomento che tratteremo. Sì, mentre la aspettiamo che si carichi, mi sembra abbastanza lento. Ma che cosa si intende per plastica? Noi docenti sappiamo bene che dire plastica basta, ma tutto quello che viene buttato nel contenitore della raccolta differenziata viene chiamato così. Ecco allora che come prima attività di Engage gli studenti vengono invitati a frugare nel cassonetto dei rifiuti domestici per scoprire che cosa contiene. L'Engage è strutturato in questo modo. Nel bidone dei rifiuti della plastica ci sono contenitori di shampoo, detersivi, yogurt, involucri di alimenti e tanto altro ancora. Come faresti a stabilire se queste plastiche sono tutte uguali? Quanta plastica per ogni tipologia viene prodotta in una settimana dal tuo nucleo familiare? Gli studenti sono invitati a raccogliere i dati in tabella, distinguendo le plastiche per tipologia e spiegando in base a quali osservazioni sono state suddivise. Da questa prima attività no, io l'avevamo caricato in precedenza con Ruth e quindi evidentemente c'è qualche problema nella piattaforma, Anna, perché l'abbiamo caricato, abbiamo fatto le prove, si vedeva e si sentiva. Adesso io non so sinceramente che cosa fare. Provo a provare a rifarlo partire, vediamo se funziona meglio. Prova a farlo partire di nuovo, quindi io credevo fossi io, per questo mi sono spostata. No. Oppure chiedo partire. A Ruth di farlo partire lei, ma secondo me è più complicato, è meglio che riprovate voi. Metric tons of plastic trash enters the sea from land every year. The equivalent of 5 plastic bags filled with trash for every foot of coastline in the world. Across our ocean, plastic trash flows into circulation, dispersed almost everywhere, but concentrating in huge swaths in the midst of global currents, breaking down into smaller and smaller pieces, ingested by species across the marine world, and sinking to the bottom of the sea. Da questo video risulta ben evidente l'argomento che tratteremo, la plastica e l'impatto della plastica sull'ambiente. Ma che cosa si intende per plastica? Noi docenti sappiamo bene che dire plastica basta, ma tutto quello che viene buttato nel contenitore della raccolta differenziata viene chiamato così. Ecco allora che come prima attività di Engage gli studenti vengono invitati a frugare nel cassonetto dei rifiuti domestici per scoprire che cosa contiene. L'Engage è strutturato in questo modo. Nel bidone dei rifiuti della plastica ci sono contenitori di shampoo, detersivi, yogurt, involucri di alimenti e tanto altro ancora. Come faresti a stabilire se queste plastiche sono tutte uguali? Quanta plastica per ogni tipologia viene prodotta in una settimana dal tuo nucleo familiare? Gli studenti sono invitati a raccogliere i dati in tabella, distinguendo le plastiche per tipologia e spiegando in base a quali osservazioni sono state suddivise. Da questa prima attività emergono alcune caratteristiche della plastica, quali la leggerezza, il colore, ma non tanti colori diversi, la trasparenza piuttosto che l'opacità, l'impermeabilità e quindi l'insolubilità in acqua, la resistenza meccanica e la durezza. Più difficilmente emergono caratteristiche quali l'economicità, la versatilità, la durata nel tempo e proprietà fisiche come il punto di fusione, la conducibilità elettrica e termica o, come non appare, la differenza di composizione chimica. Su questo punto ci soffermiamo un po'. Ora andiamo a esaminare che cosa vuol dire plastica. In realtà il termine per la IUPAC è considerato improprio, in quanto si tratta di materiali polimerici misti che possono contenere anche altre sostanze finalizzate a migliorarne le proprietà merceologiche e a ridurne i costi.
Dal punto di vista chimico, quindi, è preferibile parlare di polimeri piuttosto che di plastica. Allora, se non si è fatto in precedenza, a questo punto è necessario inserire un approfondimento sui polimeri, senza entrare nel merito di una lezione su questo argomento, che esula dagli scopi del mio intervento e del seminario, voglio segnalarvi questo sito che risulta molto ricco di spunti e interessante anche per una didattica a distanza o autonoma. Il sito si chiama The Macro Galleria. Ne esiste una versione anche in italiano, anche se non particolarmente aggiornata, e una versione per i più giovani molto colorata e facilitata. Rimaniamo però nella home directory e entrando nel sito scopriamo che possiamo navigarci a più livelli di difficoltà crescente, scoprendo dove sono i polimeri, come sono fatti, come funzionano e così via. Il livello di approfondimento via via aumenta all'aumentare del livello. Però quello che vi voglio segnalare è questa ricca collezione di modelli in 3D dei polimeri che è veramente molto molto ricca. Adesso andiamo a vederne uno in particolare. Eccolo qua, il polipropilene nella sua versione di polipropilene atattico. Il modello è in 3D e l'animazione ci permette di vederlo anche ruotare e anche nelle disposizioni space fill, che forse è più utile. Oltre, noi sappiamo che oltre alla possibilità di avere polipropilene atattico, possiamo avere polipropilene nella sua versione di polipropilene isotattico che ha valso a Giulio Natta e a Ziegler il premio Nobel. La differenza di struttura tra questi due isomeri è fondamentale per capire le differenze di proprietà meccaniche dei due polimeri. A questo punto è chiaro che la modellizzazione è importante per capire che cosa sono i polimeri. Queste animazioni, per quanto utili, non andranno però mai a sostituire i modelli di plastica che usiamo per spiegare la chimica organica ai ragazzi quando siamo a scuola. Allora ecco che vi propongo una possibilità di ricreare questi modelli a casa utilizzando delle semplici mollette per bucato. Sono necessarie 40-50 mollette, basta che siano di tre colori diversi. A queste mollette si assegnano i seguenti significati. Due mollette disposte in modo antiparallelo rappresenteranno il legame carbonio-carbonio doppio. Una molletta dello stesso colore da sola rappresenterà il legame carbonio-carbonio. Con altri due colori rappresentiamo l'idrogeno piuttosto che il gruppo metile. Disponendo le mollette in modo opportuno si riesce a costruire il monomero polipropilene. Non si rispettano magari gli angoli di legame, ma questi sono i limiti dei modelli che noi conosciamo bene. Dal monomero propilene si possono ottenere le unità ripetitive, togliendo una delle due mollette che rappresentano il legame doppio carbonio-carbonio. Si vede subito che le unità ripetitive che si ottengono possono essere diverse. Due possibilità diverse. Ora, disponendo in modo ordinato queste unità ripetitive, si nota che se l'unità ripetitiva è sempre la stessa, si ottiene una struttura altamente ordinata e ripetitiva in maniera regolare come quella del polipropilene isotattico. Se disponiamo le unità ripetitive in modo alternato, otteniamo una struttura che pure è ordinata, ma che presenta una alternanza regolare tra le mollette che rappresentano i legami carbonio-carbonio del backbone. Se invece disponiamo le unità ripetitive in modo random, otteniamo una struttura che è rappresentativa del polipropilene atattico. Questo è un modo per modellizzare le molecole per quindi ricreare quel legame fra struttura e funzione tipico della chimica. Ma torniamo alla plastica. Perché usiamo tanta plastica? Per rispondere a questa domanda ci interroghiamo sui pregi della plastica andando anche stavolta a visitare un sito. Il sito è il sito di, tra i tanti, quello che ho scelto io è il sito di Luca Florianini, che è un industrial designer.
Questo designer utilizza la plastica per creare i suoi progetti. E veramente questi progetti sono tanti, li vediamo anche andando semplicemente girando nel supermercato. Gli diamo un'occhiata più da vicino ed ecco che ci accorgiamo che vengono creati lampade da design piuttosto che contenitori per alimenti, stampanti, scanner, lettini per l'abbronzatura artificiale piuttosto che mascherine sportive. Magari diamo un'occhiata qua. La mascherina sportiva progettata dall'industrial designer è fatta con diversi materiali plastici. La maschera è in poliuretano termoplastico, gli agganci sono in nylon, la lente in policarbonato, l'imbottitura in poliuretano espanso elastico. La conoscenza e l'uso di questi diversi materiali permette la costruzione di un prodotto altamente performante. La riflessione porta i ragazzi a rispondere a diverse domande che possiamo anche stimolare noi. Quanta plastica c'è intorno a noi? Possiamo immaginare un mondo in cui la plastica non esista? Con quali materiali andremo a sostituire questi materiali plastici? I pregi della plastica emergono con facilità. Andando a esaminare i difetti della plastica, anche qui poniamo una riflessione. A me piace far riflettere i ragazzi proponendo loro questa frase tratta dal libro Il sistema periodico di Primo Levi del racconto Cerio. A quel tempo non esisteva il polietilene che mi avrebbe fatto comodo perché è flessibile, leggero e splendidamente impermeabile, ma è anche un po' troppo incorruttibile. E non per niente il Padre Eterno medesimo, che pure è maestro in polimerizzazioni, si è astenuto dal brevettarlo. A lui le cose incorruttibili non piacciono. Da questa frase emerge subito il problema, la non biodegradabilità delle materie plastiche. Ma è effettivamente la plastica la colpevole di questo problema? Se proviamo a riassumere i pregi ed effetti della plastica in un'unica frase, ci accorgiamo che la plastica ci piace perché è economica e dura per sempre, almeno su scala umana. I suoi tempi di degradazione sono tali che ci permettono di usarla molto a lungo. Quali sono però i difetti? È economica e dura per sempre. Economica e quindi la buttiamo senza pensarci troppo, dura per sempre in quanto non si degrada. Allora, pregi e difetti coincidono nella plastica e non possiamo quindi imputare alla plastica il problema dell'inquinamento, che è dovuto solo al nostro comportamento. È cambiando il nostro comportamento che si può rimediare. Almeno questo è uno dei modi per rimediare il problema della plastica. L'altro è l'uso di materiali plastici biodegradabili che vedremo nell'intervento successivo con Claudia Polverini e la sua collega. Per cambiare il nostro comportamento vuol dire utilizzare la filosofia delle tre R, riciclo, riduco, riuso. Soffermandoci sul riciclo, andiamo a esaminare il problema del riciclo, perché riciclare non è facile. Lo esaminiamo entrando nel sito della Coreplan, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi. Questo è un sito molto ricco di spunti, anche per la didattica, fornisce dati aggiornati e video divertenti. Andiamo a vedere qualcosa, per esempio che cosa si mette nella raccolta differenziata. E scopriamo che nella raccolta differenziata possiamo buttare solamente gli imballaggi, tutto quello che serve per contenere il prodotto che poi effettivamente andiamo a utilizzare. Mentre invece non vanno buttate nella raccolta differenziata quegli oggetti in plastica che non sono imballaggi. Chiedersi perché su questo argomento vuol dire aprire un altro capitolo che non esamineremo ora. Ancora possiamo scoprire che cosa si fa con la plastica riciclata. Vediamo che si possono costruire componenti per scooter piuttosto che per automobili, cassette per ortaggi, articoli di design, ancora si possono fabbricare panchine e componenti per elettrodomestici o indumenti quali giubbotti e maglie in paille. Approfondendo meglio, vediamo che per fabbricare la maglia in paille possono essere utilizzate soltanto le comuni bottiglie di polietilene terephthalato dell'acqua minerale,
mentre la panchina può essere fabbricata anche con plastica riciclata eterogenea non differenziata. Quindi, per riciclare la plastica bisogna suddividerla nelle sue tipologie diverse. La domanda inquiry è formulata in questa maniera. L'industria riciclo produce contenitori per imballaggio in polietilene e l'industria ecology produce giubbotti in paille da polietilene terephthalato a partire da rifiuti costituiti da plastiche diverse. Devi spedire il giusto materiale per questi oggetti alle due industrie. Come puoi selezionare i rifiuti da inviare per produrre i contenitori e quelli per produrre i giubbotti? Il quesito, per quanto utile per la messa in situazione, può risultare un po' difficile, soprattutto per gli studenti più piccoli. Quindi ve ne proponiamo un altro per un inquiry guidato che proponiamo anche voi per la break room. Dovrete rispondere alla domanda proposta utilizzando le informazioni che già vi abbiamo inviato via mail, che riportano la densità di liquidi diversi e la densità di alcuni materiali plastici. Buona break room! Okay, Ruth, please, could you organize the 5 breakout rooms? Thank you. I hope you can listen to me. I can hear you. Anna? Thank you.
Ruth, ma è quello che non capisco. Che stato potrebbe accadere? No, non capisco cosa stia accadendo, non riesco. Sì, solo che non riesco più a contattare. Anche tu. Ci risiamo, Ruth? Ruth, can you hear me? Ok, ci Yes. risentiamo in plenaria, Cristina. Sì, Ok. allora, intanto scusate, ma non so cosa sia accaduto. Avrebbe dovuto rimanere la nostra domanda in quali, perché Si la sente male? finestra. Sì, ora mi sentite meglio? Io non capisco cosa sta succedendo. Valentina, fammi usare il tuo computer. Dai, che funziona il mio, sai? Io non lo sento. Vedi che non ci Io sono non più. sento nessuno. Io non ci sono più. Riuscite a sentirmi adesso? Riuscite a sentirmi? We can hear you, Riuscite a... yes. Go ahead. Ecco. Ruth, just a moment, volevo dire ai colleghi che la break room non si è potuta fare, nel senso che avrebbe... Allora, il mio audio va e viene. Il mio audio Io va e non sento viene. assolutamente Ruth? niente. Lo so, il mio audio no, va e viene, non riesco a capire. Senti, Io ho, mancano allora, io ho la 10 connessione. minuti alle 6, Cristina. Non ti voglio mettere fretta, ma... Sì, però almeno la conclusione fammela fare. Non è un problema mio, è un problema del sistema. Certo. Come? Allora, metti in condivisione la mia, mettila in condivisione la mia cosa se ce la Posso fai. fare? Se ci fosse. Davanti.
niente. Ma io non sento niente, tu senti qualcosa? Niente, io non ci sono più nel gruppo. Comunque, Per favore, ditemi se riuscite a sentirmi e chiedo a Ruth di darci la parola. Riuscite a sentirmi? Ok, va benissimo. Allora, adesso, scusate, non riesco a capire cos'è accaduto, ma passiamo proprio alla sperimentazione. Allora, cercherò di fare tutto in 10 minuti per non togliere tempo a Claudia. Allora, gli obiettivi di questa attività erano di creare una classificazione basata sulla densità, potenziare l'abilità di prendere appunti e l'autonomia personale, comprendere la relazione tra proprietà fisiche e strutture molecolari e la relazione tra comportamento chimico e composizione delle sostanze. Questi due obiettivi sono importantissimi affinché i ragazzi capiscano che la struttura molecolare di una sostanza e quindi delle nostre plastiche ne determinano il comportamento chimico e le proprietà fisiche. Ancora un importantissimo obiettivo IPSS è saper comunicare e relazionare su conoscenze e informazioni acquisite in modo chiaro e sintetico e saper applicare le norme di sicurezza nell'uso delle attrezzature e dei materiali. Come prerequisiti, gli studenti devono conoscere la differenza tra massa e peso, il concetto di densità, il principio di Archimede e sanno prevedere il comportamento di un corpo immerso in un fluido in base ai valori di densità. Alcune note per noi insegnanti. Gli studenti devono avere a disposizione 6 tipi di plastica che hanno reperito tra i loro rifiuti e devono osservare quale affonda o quale galleggia in un dato fluido. L'attività permette di ricostruire una scala di densità solo relativo dei 6 differenti tipi di plastica, ovvero noi sapremo che la plastica, per esempio il PVC, galleggerà in un fluido rispetto al PET, ma non avremo il valore assoluto della sua densità che daremo noi in un elenco di densità delle plastiche apposito. Lo studente poi potrà essere aiutato in una scheda che lo guida in tutta l'attività, che verrà presentata dallo studente e commentata. Naturalmente questa scheda verrà data ai ragazzi più piccoli. E naturalmente gli studenti verranno invitati a registrare in quali liquidi il campione affonda e in quali galleggia e confrontare i risultati con delle informazioni ottenute che vi faremo vedere tra un attimo. Allora, abbiamo detto che l'attività si basa sull'applicazione del principio di Archimede, il cui risultato è che se immergiamo un corpo in fluido, un corpo affonda se la densità è superiore a quella del fluido o galleggia se la densità è inferiore. Un veloce elenco delle 6 plastiche che sono oggetto del nostro studio con la loro sigla e una tabella più dettagliata, con il loro simbolo, la loro abbreviazione, il nome del polimero e gli usi nel caso in cui venga riciclato. Per esempio, il PVC riciclato verrà usato per fare delle tubazioni o contenitori non alimentari. Ancora una veloce carrellata sulle 6 plastiche. E sulla formula di struttura dell'unità ripetitiva. Abbiamo detto che una lezione sulle reazioni di polimerizzazione sarà un prerequisito a questo intervento, naturalmente, nella scuola superiore. Allora, ecco le informazioni utili, che erano quelle che avremmo voluto usare nella vostra break room, ovvero la densità dell'acqua, la densità dell'alcol. Poi, mescolando 2 parti di alcol con una di acqua, si ottiene una soluzione che ha una densità che è circa 0,91 grammi millilitri. E se a questa soluzione aggiungiamo acqua, la den sua densità cambierà. In che modo? Chiediamo ai ragazzi. Diamo la densità della soluzione di cloruro di sodio saturasi. E se in questa soluzione sciogliamo dello zucchero, la densità può superare 1,4 grammi a millilitro.
Ecco le seconde informazioni utili, ovvero le densità delle diverse plastiche. E le terze informazioni che diamo ai ragazzi, ovvero partendo dalla densità dell'acqua, come potremo ottenere un liquido a densità maggiore e uno a densità inferiore. Naturalmente ricorderemo come si prepara una soluzione satura di cloruro di sodio e chiederemo di prepararla per tempo perché sappiamo che quando ci si avvicina al momento della saturazione, i tempi di solubilizzazione possono crescere. Invece un liquido a densità inferiore a 1 si otterrà mescolando dell'alcol etilico in due parti con una parte di acqua distillata. Allora, ecco la nostra domanda inquiry. La premessa è che dalla plastica non possiamo fare a meno, ma i suoi mari sono inquinati da una sempre più grande quantità di plastiche che ha generato un'emergenza mondiale. Una delle risposte a questo problema è il recupero e il riciclo delle materie plastiche. E quindi le due domande inquiry, una un po' più complessa per i ragazzi delle scuole superiori e la domanda semplificata con la stessa premessa che era quella che avremmo voluto voi sviluppaste nella vostra break room. Passiamo poi alla scheda di lavoro secondo IBSE, dove i ragazzi per 5 minuti fanno la loro proposta, e poi ci sarà la proposta condivisa nel gruppo e a questo punto si realizzerà la sperimentazione che il gruppo riterrà più vicina a quella che sarà la soluzione del problema, ma si sperimenterà per vedere se si risolverà davvero il problema e quindi l'ipotesi era giusta. A questo punto si descriveranno i risultati ottenuti e li si commenteranno con le osservazioni correlate. I risultati saranno riassunti in uno schema o tabella o diagramma blocchi, questo lo sceglieranno i ragazzi. Noi con le conclusioni potremo far confrontare i loro risultati con uno schema risolutivo che in seguito vi presenterò. Il materiale occorrente, abbiamo detto, è un materiale di facile rinvenimento a casa e a parte l'alcol etilico, tutte le altre sostanze non sono assolutamente pericolose per l'alcol etilico denaturato, attenzione a non avvicinarlo alle fonti di calore. Quindi questa attività può essere agevolmente svolta a casa. Quindi pezzettini di plastica, bicchieri, cucchiaini, alcol, sale da cucina, Sì, zucchero, io spero forbici, che vi bottiglie vuote faccia. etichettate, carta e acqua distillata. Come metodologia abbiamo dei contenitori con le sei plastiche differenti da cui ritagliamo dei pezzetti che poi identificheremo o con un colore diverso, o tagliando delle forme diverse, oppure perché noi in alternativa preleveremo un campione che contenga la sigla identificativa del polimero. Procediamo alla metodologia. Allora, in un bicchiere pieno d'acqua distillato inseriremo i sei tipi di plastica, il comportamento della plastica è immediata, ovvero tre galleggeranno e tre invece affonderanno. I tre campioni che affondano si recuperano, si asciugano e si inseriscono in un altro bicchiere pieno per metà della soluzione satura di cloruro di sodio. Quello che galleggia è il polistirene, mentre gli altri due affonderanno. Per separare le due plastiche che sono sul fondo, si aumenta la densità della soluzione aggiungendo due cucchiaini di zucchero per volta. E dobbiamo dimezzare prima la soluzione perché la quantità di zucchero che si deve aggiungere a volte è tanta, per cui è meglio che la soluzione non trabocchi. Mescoleremo bene e vedremo se uno dei campioni galleggerà, continuando ad aggiungere zucchero. Questo accadrà e finalmente sarà il PVC che si separerà dal polietilene terephthalato che resterà sul fondo. Attenzione, solo se si opera in laboratorio scolastico e sotto capa aspirante in condizioni di sicurezza, il PVC può essere ulteriormente identificato tramite essaggio alla fiamma. Si riscalda il filo di rame e si tocca la plastica. Una parte fonde e aderisce al filo. Si riavvicina il filo alla fiamma e se la plastica contiene cloro, come in questo caso, si forma il cloruro di rame che, essendo un composto volatile, conferisce alla fiamma un colore verde tipico del rame. Si riprendono i tre campioni che galleggiavano in acqua, li recuperiamo, li asciughiamo e li inseriamo in un bicchiere pieno per metà di una soluzione preparata precedentemente, composta da due parti di alcol denaturata e una parte di acqua. Due affondano e una galleggia, ma se nessuno dei campioni galleggiasse per aumentare la densità della soluzione, potremmo aggiungere progressivamente acqua distillata
poco alla volta, il prima che galleggia è il polipropilene. Aggiungendo ancora acqua, il secondo che verrà a galla è il polietilene a bassa densità, mentre il terzo che rimane sul fondo è il polietilene ad alta densità. Ecco qui il diagramma riepilogativo di cui vi parlavamo, l'attività è terminata, le sei plastiche sono state separate e noi potremmo far riepilogare agli alunni in questo schema le loro soluzioni. E alla fine farle confrontare con un diagramma risolutivo dove abbiamo riportato le sigle di tutte le varie, di tutte le varie plastiche e per completezza anche la identificazione del PVC con il saggio alla fiamma che va eseguito solo, come abbiamo detto, in condizioni di estrema sicurezza. Termino dandovi una scheda di lavoro da completare, da parte dello studente, che potrebbe essere data, a distanza di tempo come verifica formativa per fare proprio una verifica del fatto che, i concetti fondanti di questa attività siano stati appresi in maniera, significativa. Sono tre pagine che vi scorro e comunque lascerò alla vostra attenzione, dando poi ad Anna tutti i materiali che condivideremo. E vi lascio con il link di riferimento da aggiungere a quelli che già Valentina vi ha dato nelle sue slide. E quindi, scusandomi appunto, per i disguidi che ci sono stati, ma davvero di cui non sappiamo, e vi ringrazio tanto per l'attenzione. Okay, grazie Cristina e Valentina. Io purtroppo ho avuto dei problemi tecnici, ma dai commenti penso che di essermi persa moltissimo, però l'avevo già vista precedentemente, quindi grazie moltissimo per gli stimolanti spunti. Rispetto a tutti quelli che chiedono questi materiali ovviamente saranno resi disponibili, come ho ripetuto più volte, e nel Moodle, perché abbiamo detto che questo Moodle è il Moodle di riferimento del coordinamento dei vari centri, quindi certamente tramite i responsabili dei vostri centri, che grazie ai quali, diciamo, siete qui ora. Quindi passiamo ora a Claudia e Alice e grazie Sentite, ancora, grazie infinite ecco, grazie. Cristina e Ma Valentina, grazie infinite. Dimmi. sì, al limite volevo anche aggiungere 2 secondi che potremo mandare sotto forma di video che avevamo registrato e inoltrato a Ruth il nostro intervento, così per chi avesse avuto Perfetto. problemi di connessione potrebbe Ok. vedere tutto l'intervento e vedere la continuità. Ok. Grazie tanto a voi, grazie a tutti. No, in più aggiungo a questo che oltre a questo è un'aggiunta e ringrazio per il lavoro enorme, sono stata spettatrice, diciamo, delle mail e quindi capisco bene quando si è lavorato molto e quindi vi ringrazio ancora, ma ci saranno anche alla fine di tutto le registrazioni dell'intero webinar, quindi tutto quello che è stato condiviso qui sarà capitale per tutti. Grazie, quindi continuiamo Grazie. con Claudia e con Alice. Sì, mi sentite? Alice? Sì, noi ti Aspetta un attimo, sentiamo. volevo introdurre io, ma non mi senti? Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ah, ecco, bene. No, allora, prima di dare la parola a Alice, che poi dovrà organizzare il tutto, abbiamo fatto delle videoregistrazioni. E volevo dire solo questo, che il nostro iter si con proprio è una sequenza che va benissimo con la precedente in cui si parla di plastiche in generale. Noi abbiamo invece messo l'attenzione sui concetti di biodegradabilità, Ragazzi, compostabilità, però lo posso vedrete. mettere, sta caricando la Alice, questo fatto che ci Sì. vediamo ognuno nelle proprie case con una cosa, secondo me aumenta il senso di comunità, cioè ditemi quello che volete, ci fa sentire più umani, più veri, più contestuali, nel contesto, quindi vai Alice, vai. Sì, no, ma mi sentite? Perché io sto parlando. Alice, mi senti? Certo, tutti ci sentiamo. Oh, ecco, no, perché parlava Anna e quindi non capivo se mi sentivate. Vabbè, sarò breve perché altrimenti altre considerazioni le volevo fare alla fine e se, spero di avere il tempo. Quindi Alice, inizia pure con la prima mia registrazione e poi di seguito, vai pure.
Buongiorno, sono Claudia Polverini, responsabile del centro IPSE di Firenze. Con la collega Alice Severi vi presenteremo questa attività dal titolo un po' particolare, Il finocchio come plastica naturale. Nella proposta che presentiamo è presente una prima parte di coinvolgimento piuttosto strutturata. Utilizzeremo e faremo utilizzare agli studenti un Padlet che propone documentazione, video, attività richieste. Prima di proporre l'attività di laboratorio, effettueremo un sondaggio sulla parola biodegradabilità. Nella seconda parte spiegheremo l'attività svolta in laboratorio sulla produzione di un biofilm di bioplastica da scarti di finocchio e di latte. Infine, faremo alcune proposte per concludere in classe in modo partecipativo l'argomento. Quali riferimenti curricolari avremo presenti? Questo argomento può essere trattato in una classe quinta di un liceo. Semplificando alcune fasi operative in laboratorio, è possibile anche provare l'esperienza per un biennio del tecnico nelle scienze integrate e una classe della scuola secondaria di primo grado. L'argomento riguarda però la chimica organica e favorisce l'apprendimento durevole riguardante i gruppi funzionali dei composti organici, cosa sono i polimeri e i monomeri, come avviene un processo di polimerizzazione. Questa presentazione si riferisce sostanzialmente a questo livello e a queste conoscenze. Ciò non vuol dire che non possa essere declinata in modo più semplice anche per gli studenti di altri livelli. In questa presentazione parleremo di bioplastiche e focalizzeremo l'attenzione sul significato di biodegradabilità. Quindi mostreremo come sia possibile realizzare in laboratorio, ma anche a casa, un biofilm di bioplastica partendo da scarti vegetali di finocchio. E al termine dell'attività gli studenti potranno fare le loro considerazioni riguardo all'economia circolare dei rifiuti e confrontarsi sulle differenti posizioni. L'attività è progettata in modo da mettere in luce alcune conoscenze che riteniamo importanti per gli studenti da far proprie, anche per motivare con la correttezza scientifica le proprie opinioni sugli argomenti riguardanti l'ecosostenibilità. Come informazioni generali, potremmo dire che le bioplastiche sono polimeri di sostanze naturali e vengono quindi definiti biopolimeri. Nella maggior parte dei casi possono essere biodegradabili, cioè possono decomporsi nell'ambiente senza lasciare residui inquinanti o non biodegradabili. Sul significato di biodegradabilità ritorneremo sopra proponendo un'attività mediata da un'applicazione online per il sondaggio. Le bioplastiche possono essere prodotte da fonti rinnovabili o anche fossili o da scarti vegetali, come vedremo. Molte bioplastiche sono prodotte dall'amido di mais, il famoso Mater B, l'acido polilattico, altre addirittura da prodotti di microrganismi, come ad esempio i poliidrossi alcanoati. Quali abilità, quali competenze cercheremo di promuovere nei nostri studenti, anche con l'aiuto di un'attività laboratoriale, cioè tramite un esplore di IPSE? I nostri studenti potranno rappresentare un processo semplice di polimerizzazione, polimeri naturali, cosa sono, confrontare i tipi diversi di polimerizzazione, definire e comprendere le fasi indicate in un protocollo di lavoro per produrre una bioplastica, verificare la biodegradabilità del materiale prodotto. Potranno ancora lavorare in modo cooperativo, lo sappiamo che è un elemento fondamentale questo anche dell'inquiry dell'IPSE, per sperimentare il processo di produzione della bioplastica, comunicare i risultati ottenuti in modo corretto ed efficace e valutare, discutendone gli aspetti positivi e quelli negativi, dell'uso delle bioplastiche anche tramite un debate a distanza. Vedremo come. Entriamo in merito all'argomento. Polimeri e polimerizzazione sono termini forse entrati nel linguaggio comune, associati con la parola plastica in generale. Mostriamo come inizio questa immagine, infatti, quante plastiche ci sono nella foto? E possiamo riflettere sul fatto che anche noi indossiamo plastiche, la plastica cioè ci circonda. Vediamo una tavola realizzata in resina epossidica caricata con fibra di carbonio, il pantalone sportivo è in licra, che è un elastomero poliuretanico,
la maglietta in poliamide 66, famoso. Il gel per i capelli addirittura può contenere polimeri cationici e in questa immagine notiamo che non è possibile distinguere le eventuali bioplastiche. Iniziamo con domande, tra virgolette, semplici. In questa fase sarà fo possibile fornire degli esempi di polimerizzazione mostrando alcuni polimeri di sintesi e alcuni polimeri naturali. In questa slide sono presenti appunto invece i polimeri naturali. Sarà utile riassumere alcuni aspetti teorici, come ad esempio richiedere la risposta su come avviene la polimerizzazione di monomeri naturali. E in questo gli studenti vengono invitati a visionare delle schede che sono presenti in un Padlet, una bacheca, diciamo così, che comprende moltissimi strumenti e che è a loro disposizione e che è implementabile, condivisibile e implementabile. Sarà importante per gli studenti del liceo anche spiegare come avvengono le reazioni di polimerizzazione più comune. Addizione, la condensazione è più famosa perché appartiene proprio ai polimeri naturali. E potranno fornire degli esempi come la condensazione presente nei polimeri appunto naturali e in quelli di sintesi. Quali sono gli ingredienti essenziali di queste polimerizzazioni? Sono i monomeri e i loro gruppi funzionali, l'accento proprio sui gruppi funzionali da un punto di vista chimico. Successivamente possiamo far riflettere sul rapporto tra polimeri e più specificatamente biopolimeri e ambiente, cioè chiedere perché i biopolimeri derivanti da sostanze naturali sono facilmente biodegradabili? In questa slide osserviamo due tipi di fibre naturali di due noti biopolimeri. Anche i biopolimeri sono intorno a noi, ma spesso non ce ne accorgiamo. La seta è un biopolimero, il cotone è un biopolimero. Qui abbiamo invece una slide che ci riconduce alle plastiche e bioplastiche a confronto. Cioè fare un confronto sarà abbastanza utile. Le plastiche che siano di sintesi e bio sono polimeri che possiedono un utilizzo da parte dell'uomo molto specifico. È per questo che possiedono delle caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche necessarie che le fanno definire bioplastiche. Quindi la bioplastica è una plastica, come d'altronde la plastica di sintesi, a uso dell'uomo. In fondo a questa slide, vediamo che per pillole di storia della bioplastica ci sono alcuni, articoli, appunto, sempre nel nostro Padlet. Tra le caratteristiche vediamo quelle delle plastiche, la leggerezza, la flessibilità, l'elasticità, la facilità di lavorazione e sono caratteristiche che vengono possedute oggi anche dalle bioplastiche, anche se in maniera minore e anche se dobbiamo aggiungere qualche cosa, diciamo così, o di plastiche normali o altre specifiche bioplastiche per far aumentare queste caratteristiche, appunto. La caratteristica vincente però è la biodegradabilità. E quindi, che cos'è la biodegradabilità a questo punto? Il primo sondaggio viene effettuato tramite la visione di una scheda, appunto, e noi abbiamo tramite il sito menti.com, due sondaggi con un codice che vi verrà dato al quale parteciperete anche voi. Nel primo sondaggio, appunto, viene effettuata una osservazione precisa di una scheda, vedete il prodotto a sinistra, il tipo di materiale con naturalmente le unità monomeriche fondamentali e l'origine, e su questo riflettiamo, ci sono origini tutte di tipo bio, naturale. Ma la domanda quale sarà? Secondo voi, quali di queste sono biodegradabili? Quali di questi materiali, queste bioplastiche, sono biodegradabili? Nel secondo sondaggio invece si cerca di, con una sorta di
pseudo-brainstorming, di associare al termine biodegradabilità alcuni termini che noi proponiamo. Tramite questi, sempre tramite quello che risulta dal sondaggio, riusciremo un po' a identificare alcune peculiarità per cui noi possiamo definire biodegradabile un materiale o altrimenti no. Mandato Alice, dovete procedere. il sondaggio. Sì, intanto ho mandato il sondaggio, ho mandato anche Mandate il il sondaggio, codice. il numero di codice è quello che Vedo, vedete. ho già mandato in chat e qualcuno sta già rispondendo, quindi puoi vedere Perfetto. anche te che cosa stanno rispondendo. Che bravo. Questo è il primo dei sondaggi. Ok, facciamo la seconda domanda, dimmi te, Claudia. Sì. Ok, allora, Vediamo un quindi attimo, hanno la risposto risposta corretta, abbastanza? sì, abbiamo una percentuale, quindi sì. Allora, la risposta corretta appunto erano la 2, la 3, la 4, tutte e tre, quindi vedo che la risposta è stata, ecco, è stata interessante. Ecco, alcuni sono chiaramente più visibili come biopolimeri biodegradabili, altri, insomma, ecco, c'è da ragionarci un po' di più. Passiamo al secondo, in cui c'è da scrivere, dovete scrivere le parole tra queste. Vediamo. Bene, sta arrivando Qualcuno? qualcosa. Questo tempo, dovete andare sul sito, mettere il codice e vedrete direttamente la domanda. Ok, arrivano. Stanno arrivando. Quindi le parole più grandi sono quelle digitate più spesso. E quelle più piccole sono quelle digitate da meno persone, quindi in minor quantità. Ok. Diciamo? Che dici, Claudia? Sì, sta procedendo molto bene. Ah, ok. Mi Io non le piace. posso togliere. Quindi per i ragazzi, insomma, ecco. È un metodo veloce. Per introdurre l'argomento, tolgo, metto la presentazione. Aspetta un attimo, vediamo qual è diciamo, la parola più gettonata. Per ora le due più gettonate sono origine del materiale e microrganismi, sono quelle due, poi c'è anche Infatti tempo. ce n'è una che vedrete che è così. E poi c'è anche tempo, ok, bene. Solo Ok. 27, 28. Ancora 29, sì, 30. Ok. Siamo a 32, penso che. In che tipo di ambiente che sta prendendo campo? Ok. E poi ovviamente ci sono quei piccoli problemi su Menti che se uno sbaglia a Sì, scrivere infatti esattamente la vedo che c'è parola, microrganismi, esatto. microrganismo, ma va bene, li mettiamo insieme. Sì, certo, quello, vabbè. Però in classe è fattibile, sia in classe che in didattica a distanza, questo tanto è un'attività sincrona. Che dici? Proviamo a mandare per non Siamo, dai, fare sì, ok. troppo. Dare troppo Ok. oltre, ok. Allora, Allora, chiedo. nella seconda registrazione. C'è un po' ritrovate la spiegazione appunto tramite quei termini e anche il primo sondaggio. Caricando di nuovo, non so perché. Sto facendo l'upload di nuovo. Perché il secondo è più Dai. pesante. Avevo fatto l'upload prima, ma non lo trovo più tra le. Quindi sta facendo l'upload, sì, comunque.
Un po' lento, sì, però ci siamo. Ci vuole tanto, pensi? Siamo al 40%. Stiamo andando avanti, ma un po' lento. Non so perché. Quindi, nella seconda parte, quindi partiamo dal commento ai sondaggi per continuare l'attività con i ragazzi che abbiamo fatto. Intanto volevo dire, ecco, mentre facciamo che l'attività è stata svolta in presenza, perché è stata svolta in classe, insomma, in presenza abbiamo ecco, abbiamo cercato di proporre delle cose da fare anche in didattica a distanza, è fattibile in modalità blended, secondo noi. Però ecco, l'attività che proponiamo è stata svolta in classe, in presenza dai ragazzi della quinta superiore. Siamo al 90%. Vai. Vediamo le Vai, sono parole pronta. della Vai. biodegradabilità. Eccole. Ci siamo? Se vedete, non so perché. Eccoci quindi Eccoci a qui valutare che a cosa è successo con i valutare. sondaggi. Vogliamo con questo primo Vogliamo. sondaggio mettere sotto l'attenzione che il prefisso bio di per sé non è il passaporto per una costante caratteristica di compatibilità ambientale e di biodegradabilità. Faremo notare quindi che le bottiglie di bio PET, polietilene terephthalato, che derivano da canna da zucchero, melassa e oli vegetali, non sono costituite da plastica biodegradabile. Perché, nonostante la loro provenienza, il trattamento comporta la costruzione di legami, qui legami chimici, che non sono facilmente degradabili. Inoltre, anche gli shopper, vedete qua, a base di amido, sono biodegradabili, ma c'è scritto, noi abbiamo qua, è una definizione di biodegradabilità controllata. Che vuol dire controllata? Vedremo che la biodegradabilità avviene in tempi che sono diversi per diversi elementi, l'ambiente, il materiale, e quindi dobbiamo comprendere che la biodegradabilità, appunto, non sarà immediata, ma sarà piuttosto controllata. E poi questo controllo dipenderà anche da cosa è stato aggiunto al compound a base di amido per dargli la consistenza poi utilizzabile. Con questo secondo sondaggio Questo invece secondo abbiamo sondaggio voluto ottenere delle parole che sono quelle più gettonate e che compariranno in una nuvola. compariranno E in base alle parole che in base alle parole compariranno, noi scarteremo, giustificandolo, e sceglieremo la scelta e definiremo quindi insieme agli studenti cosa si intende per biodegradabilità e avremo le parole chiave della biodegradazione. I termini, vedete, acqua, microrganismi, tipo di ambiente, legami chimici, fonti rinnovabili, ossigeno, compost, tempo, biomassa, che avete trovato anche voi e che quindi sulle quali avete dato il vostro parere. La capacità di biodegradare capacità dipende di dalla biodegradare. composizione, dalla struttura molecolare e non dall'origine delle materie prime impiegate per ottenere tale composizione e struttura. Facciamo una comparazione concreta. Il biopolietilene che abbiamo visto prima, il BioPET, per esempio, si ottiene dal monomero di etilene prodotto dalla canna da zucchero. Attraverso una serie di processi chimici diventa identico al polietilene di origine fossile, quindi non è biodegradabile. Discorso diverso per l'acido polilattico, chiamato anche PLA, ottenuto dall'amido di mais, dal quale si ricava destrosio che attraverso la fermentazione diviene acido lattico. Questo si trasforma a sua volta in un composto di lattide che attraverso un processo di polimerizzazione diventa alla fine un poliestere, mantenendo la biodegradabilità iniziale però dell'amido di mais. Questi due esempi offrono un importante spunto di riflessione.
L'essere o non biodegradabile dipende dalla struttura molecolare del prodotto finale e non dalla provenienza delle materie prime impiegate per la produzione delle bioplastiche. L'origine rinnovabile e la biodegradabilità sono dunque caratteristiche diverse che si misurano con metodiche distinte e non interscambiabili. Con il termine biodegradabile si intende quindi un materiale che può essere degradato da microrganismi come batteri o funghi in acqua, gas naturali come l'anidride carbonica e metano oppure in biomassa. Questo è importante perché un composto possa essere considerato biodegradabile è necessario che in natura esista un batterio in grado di decomporre il materiale dopodiché l'elemento viene assorbito completamente dal terreno. E questo ci fa capire come mai i legami chimici delle biopolimeri naturali sono legami che vengono biodegradati, mentre invece legami chimici di polimeri di sintesi ancora forse non hanno trovato i batteri capaci di decomporli. Quando sei biodegradabile? Vediamo il tempo, il fattore determinante infatti è la velocità con cui avviene il processo di biodegradazione. In natura ogni rifiuto organico ha i suoi tempi di biodegradazione. Il tempo di biodegradazione dipende dall'ambiente di biodegradazione. Un prodotto biodegradabile deve decomporsi del 90% entro 6 mesi. Noi possiamo fare anche qui un'esercitazione, diciamo così, a lungo termine, in cui inserire due tipi di plastiche diverse nel suolo, suolo umido, e vedere che cosa succede. Beh, vi garantisco che anche il materiale biodegradabile ha bisogno veramente di tempi lunghi e dopo molto molto tempo incomincia ad essere, voi lo sapete, no, nei sacchetti abbastanza sfilacciato, ma non completamente, diciamo così, degradato in piccole parti. E il termine compostabile? Questo è il termine in modo più preciso, prevede che la finalità della biodegradazione sia un recupero naturale da parte dell'ambiente e degli elementi che producono nel suo insieme il compost. Quindi mettiamoci accanto questo termine, compost. Gli ambienti nei quali la biodegradazione avviene a ritmi consistenti e può essere gestita industrialmente sono quelli del compostaggio, che avviene in presenza di ossigeno. La compostabilità è la capacità di un materiale organico di trasformarsi in un compost mediante, qui lo vediamo, il processo di compostaggio. Tale processo sfrutta la biodegradabilità dei materiali organici di partenza per trasformarli in un prodotto finale che prende il nome appunto di compost. Il compost è dunque il frutto della disintegrazione e biodegradazione aerobica. Il compost maturo assomiglia a un terriccio fertile per la sua ricchezza in sostanze organiche impiegato come fertilizzante. Qui vediamo che un albero possiede due parti. La chioma sicuramente è compostabile. Il tronco forse non è compostabile, ma è biodegradabile in tempi lunghi. Il legno quindi è biodegradabile. Ma non si può utilizzare per fare del compost, perché i tempi sono veramente troppo lunghi. Ci sono delle regole, le regole europee. Per essere definito compostabile, il prodotto si deve disintegrare, abbiamo visto, in meno di 3 mesi e non essere più visibile. La plastica compostabile usata in Europa per i sacchetti dell'ortofrutta deve rispettare la norma N13432. Secondo questa norma, appunto, il sacchetto con i rifiuti organici deve degradarsi in misura pari al 90% in frammenti inferiori a 2 mm. Questa scomposizione deve avvenire in 12 settimane in un impianto di compostaggio. Infatti la temperatura lì arriva a 55-60 gradi centigradi. Riassumendo, la biodegradazione è un processo lento realizzato dalla natura, mentre il compostaggio è un processo veloce realizzato dall'uomo. Allora, ok, allora, Claudia, non so se
vuole aggiungere qualcosa, se no partiamo con l'attività che prosegue. Vai, Claudia, vai. Claudia, Vai, vai. okay. Con l'attività che prosegue alla fase di engage, quindi. Quindi abbiamo proposto ai ragazzi il sondaggio, abbiamo proposto, ecco, questa, meglio così, mi piaceva di più. Abbiamo proposto ai ragazzi il sondaggio, abbiamo proposto ai ragazzi comunque, quindi abbiamo proposto un po', ora andiamo al coinvolgimento vero e proprio. Allora, il coinvolgimento vero e proprio è stato fatto con un'attività in modalità flipped, anche se eravamo in classe, perché c'è questo sito Evoli che è molto carino perché i ragazzi possono guardare il video a casa, in particolare questo era un video sulle bioplastiche ottenute dal siero di latte, quindi molto simile poi a quello che proporremo noi. E durante il video il ragazzo, mettendo il suo nickname, può puntare, quindi può mettere, selezionare le parti che ha capito bene, le parti che sono meno chiare e può fare delle domande. Quindi il docente arriva a scuola già con le domande dei ragazzi, qui ci sono alcuni esempi di domande e il punto del video che ha suscitato più domande, quindi i ragazzi già avevano delle loro idee, no? Come si verifica la biodegradabilità, quali legami sono coinvolti, oppure quali proteine, insomma, quali sono le proteine del siero. Quindi avevano già delle domande da porre al docente che, vedendolo prima, riesce in classe a, appunto, ecco, riesce in classe a partire subito da un'attività già svolta. L'indagine vera e propria è stata strutturata come, ecco, appunto, in 6-8 ore in presenza, quindi in classe, togliendo le parti a casa. E, è un IBSE strutturato ovviamente, quindi agli studenti viene dato un protocollo di lavoro e lo studente viene data la domanda e il protocollo, quindi lo studente poi alla fine fornirà spiegazioni sulla base delle evidenze che ha raccolto nel gruppo. L'attività può essere svolta anche a casa in modalità blended, infatti abbiamo riprovato a farla a casa. Completamente in DAD ci sono delle limitazioni, ovviamente, ci sono delle limitazioni nell'esperienza svolta, ecco, perché probabilmente alcuni materiali possono mancare. Ovviamente poi a casa i ragazzi non sono soli, non sono soli non solo come dal punto di vista delle persone, ma ovviamente ci sono anche gli animali domestici, quindi abbiamo voluto, ecco, specificare anche questa cosa. Allora, abbiamo messo questo Padlet di cui vi ho mandato il link. E che insomma vorrei velocemente farvi vedere perché abbiamo scelto insomma ecco di farvi vedere un Padlet, perché nel Padlet ci sono tutti gli strumenti per far vedere ai ragazzi, questo era il link al video, per far vedere ai ragazzi il percorso e le proposte date dall'insegnante, cioè l'insegnante non solo dà la proposta del video tutorial di quello che dovremmo fare, il video iniziale di documentazione, alcune attività da svolgere, no? Nel Padlet, quindi qualche prerequisito, quindi cos'è l'amido dal punto di vista chimico, oppure alcuni articoli da leggere per documentarsi e quindi per approfondimento, alcuni video per ampliare, no? L'argomento, poi alcuni compiti veramente che bisogna fare, però è molto interessante il fatto appunto che del Padlet. Ora, questo per il Padlet è molto interessante però per una classe di quinta superiore, perché per esempio la mia collega che l'ha proposto a un biennio di un tecnico ha preferito, e io sono d'accordo, presentare un blend space, no? Il blend space ha delle il docente prepara delle piccole parti e dà un ordine alle cose che devono fare gli alunni. Quindi ha dato prima il video, il quiz sulle preconoscenze, l'articolo sulla differenza tra plastica biodegradabile e bioplastica, la domanda, il protocollo, l'investigazione sul protocollo e poi l'attività da fare. Ovviamente questo è un pochino più adatto forse per i ragazzi del biennio, per le scienze integrate, perché credo che sia, ecco, più strutturato e l'ordine glielo dà il docente, quindi manca forse dove manca un po' di autonomia probabilmente, no? Negli alunni. Ora io riproverò a ricondividere il documento, spero che non riparta da capo, ma ho paura che rifaccia l'upload, scusate, ma vabbè. Quindi ecco, veniamo all'esperienza poi che è stata proposta ai ragazzi, quindi l'esperienza vera e propria che è stata proposta e abbiamo fatto. Mi sa che riparte da capo, scusate. Allora, vabbè, niente, vado velocemente, ma ecco, questo è un po' quello che
Vediamo un po' l'indagine vera e propria. Allora, la domanda è questa: potresti verificare che si può ottenere un biofilm col materiale di scarto che hai a disposizione? Il materiale di scarto era il finocchio col siero di latte, ovviamente noi abbiamo dato proprio il latte, con questi materiali, ovviamente. L'ipotesi è stata comunque fatta dai ragazzi, ho riportato qualche ipotesi personale che avevano fatto loro, più o meno giuste, insomma più o meno esatte, fatte proposte dai ragazzi, quindi. Alcuni hanno valutato la rigidità del finocchio, la flessibilità, alcuni sono andati a vedere più dal punto di vista chimico, no? La degradazione, che tipo di polimero si ottiene. Alcuni hanno pensato a che cosa potremmo ottenere, quindi hanno pensato al parafilm che usiamo in laboratorio. Effettivamente, la consistenza finale è un po' questa, no? E poi un confronto con la plastica sintetica. Queste erano le ipotesi personali. Le ipotesi nel gruppo andavano un po' più, il gruppo ha scelto più di trattare insomma dell'idrolisi del polimero naturale, la successiva polimerizzazione per condensazione, oppure la parte polisaccaridica del finocchio con la parte proteica del latte, oppure il fatto che si potesse ottenere un prodotto sia biodegradabile che compostabile. Allora, ai ragazzi gli è stato dato poi il protocollo operativo che si fa però in laboratorio un'oretta e mezzo, però poi ovviamente ci vogliono 2 giorni per farlo a casa. Ho riportato 2 brevissimi video, uno fatto a scuola e uno fatto a casa, che però purtroppo devo, non me li legge e quindi ve li devo, ecco, caricare. Però sono velocissimi, perché quello fatto a scuola ho dovuto tagliare quello che avevano fatto i ragazzi, perché ecco, c'erano se non le loro foto. Comunque per dare l'idea del percorso che avevano fatto. Anche preparare il video con la presentazione finale serve ai ragazzi a sviluppare la comunicazione, per far capire, per far scegliere a loro quali punti, quali passaggi secondo loro sono più importanti da comunicare, ovviamente, nonostante tutti i gruppi avessero fatto la stessa cosa. Ecco, i gruppi sono stati formati dai ragazzi, loro sanno che hanno, ogni gruppo ha un ruolo e quindi sulla base delle richieste, dei ruoli che siano nei gruppi, loro sanno, loro riescono ecco, questo è quello che è stato fatto a scuola, un po', cioè, ho tagliato un po' quello dei ragazzi, ecco, ovviamente, protocollo, non necessitiamo di fine, vabbè, quindi ho fatto bollire tutti i nostri, ho preparato il cielo di latte, mixato, un semplice mix che si può trovare anche a casa, il siero di latte, poi hanno unito due volumi. Ovviamente il vantaggio di essere in laboratorio in questo caso era il termostato. Fatto che con il termostato in 2 giorni massimo abbiamo ottenuto il biofilm. Questo risultato, poi abbiamo calcolato la percentuale di acqua, ovviamente, e poi dopo hanno iniziato ad indagare su quello che era stato svolto, eccolo qua, che conteneva ambio, hanno provato a vedere, che conteneva, hanno provato a vedere se conteneva le proteine, col calcolo di diureto, hanno provato a vedere se conteneva monosaccaridi, col selenio, e poi hanno provato a fare i confronti con le altre. Okay? Con altre plastiche che avevamo in laboratorio, no? Chi ha scelto il parafilm, chi ha scelto la plastica, la pellicola trasparente, chi ha scelto lo shopper, quindi semplice. A casa, ovviamente, con alcune limitazioni, perché il lugo, il bioreto, insomma, ecco, non si possono fare facilmente, e soprattutto i tempi a casa sono prolungati, perché il biofilm che viene è lo stesso. Però ci vuole circa una settimana a temperatura ambiente e nel forno non è consigliabile perché alla fine andiamo a consumare energia per produrre una bioplastica e non è consigliabile ecco, per i ragazzi. Quindi velocemente il piccolo video di quello che si può fare a casa, però ecco, è molto, molto Gli semplice, insomma, scarti ecco, del anche questo. finocchio Gli prendiamo una ingredienti sono piccola gli parte e stessi. ne calcoliamo la percentuale di Anche le acqua e vediamo misurazioni che è sono circa particolari, maggiore no? del Viene maggiore degli 20%. Il 80% resto lo proprio. dividiamo a cubetti, ci mettiamo un uguale volume di acqua e lo lasciamo bollire. Alla fine, dopo essersi raffreddato, viene mixato e viene leggermente filtrato. Poi, a parte, prepariamo il siero di latte con del latte e dell'aceto. Preparato il siero di latte, lo filtriamo. Recuperato il siero, mettiamo 2 volumi di omogenato di finocchio più 1 volume di siero. Dopo averlo fatto essiccare o in forno o a temperatura ambiente, si nota che questa biopellicola ottenuta ha un colore giallastro, è molto sottile, è Ecco flessibile e ha una bassa cos'è quello che densità, viene fuori. quindi è molto simile a una bioplastica vera e propria, come quelle che possono essere usate per esempio per ricoprire gli alimenti. Diverse soluzioni che si possono fare. Ok, quindi
E questo è quello che è venuto fuori dall'esperienza, ok? Dei ragazzi, io devo ricaricare di nuovo la presentazione, tutte le volte me la fa ricaricare, scusate, abbiate pazienza, però ecco, volevo poi farvi vedere che cosa è venuto fuori dalle conclusioni dei ragazzi, perché poi è quello che, a parte il prodotto, che ai ragazzi è piaciuto, perché insomma, ecco, si sono divertiti insomma, in questa attività, però poi dovevamo trarre ovviamente delle conclusioni, eccole qua. Allora, le evidenze sperimentali dovevamo, le evidenze raccolte inizialmente sono state quelle, quindi il colore era giallastro, semitrasparente, resistente ma flessibile. Poi il residuo secco ci ha fatto misurare la percentuale di sostanza secca. Abbiamo provato a indagare le proprietà chimico-fisiche, in che modo? Attraverso un file che loro poi hanno completato come se fosse, ora ve lo metto, una presentazione, una relazione di laboratorio con un completamento. Quindi abbiamo indagato le proprietà chimico-fisiche confrontandole con le proprietà chimico-fisiche di altri polimeri. Ovviamente chi ha scelto, i vari gruppi hanno scelto diverse plastiche che secondo loro potevano avere proprietà simili. Quindi hanno cercato di verificare alcune proprietà paragonandole all'altra. Poi questo è quello che è stato poi fatto. Ok, scusate. Ok, altre immagini attività sulla biodegradabilità, per esempio, è stato riprodotto in un contenitore trasparente l'acqua di mare, abbiamo verificato la biodegradabilità, il tempo di biodegradabilità nel mare e anche nel suolo, ovviamente bagnato, suolo umido. Poi queste sono le schede da cui ho tratto le attività. E poi abbiamo fatto alcuni gruppi hanno scelto di fare la bioplastica dal mais. Ha delle caratteristiche un po' diverse, può essere proposta forse per le classi di più piccoli in realtà, perché la bioplastica dal mais poi i ragazzi non ci hanno trovato questa utilità, no? Mentre il biofilm può essere veramente usato per ricoprire gli alimenti. Questo, la bioplastica dal mais è carina, ci sono le formine, però poi in realtà non aveva delle caratteristiche poi utilizzabili come bioplastica. Quindi quello che è venuto fuori un po' dai ragazzi, dai gruppi, è questo, no? Abbiamo creato un polimero naturale fatto da una matrice polisaccaridica addizionata alle proteine del siero. Il finocchio quindi aveva questa capacità di formare un reticolo di polisaccaridi stabilizzato dalle proteine del latte, quindi non è servito aggiungere né il catalizzatore né lo stabilizzatore che invece avevamo studiato in teoria con Ziegler Natta e con appunto i vari stabilizzatori per i polimeri industriali. Poi però i saggi hanno dato delle cose da cui pensare, no? La presenza di proteine era sia nel siero che nel prodotto finale. L'amido però solo in un gruppo è risultato positivo, gli altri l'amido non lo presentavano, quindi probabilmente la forma, insomma la struttura chimica non somigliava a quella dell'amido, però essendoci stati monosaccaridi, quindi essendo positivo al felling, probabilmente era una forma molto più ramificata dell'amido e che quindi si degradava facilmente. Poi a bassa stabilità termica, ha una resistenza alla trazione molto, molto piccola, media rispetto alle plastiche, alla bioplastica presa alla pellicola trasparente, la densità molto bassa e poi la biodegradabilità, e quindi è molto interessante. Nella discussione plenaria è venuto fuori qualche altro spunto, no? Quindi alcune domande date dall'insegnante, quindi quali usi proporresti per le bioplastiche, quali ricadute positive e negative, e quindi questa è stata un po' questa, la discussione plenaria fatta insieme. Poi però, eccolo qua, il dibattito che è venuto fuori, eccolo qua, scusate, laboretto. Il dibattito che è venuto fuori, eccolo qua, abbiamo voluto proporre una specie di dibattito come attività finale, come attività che sviluppasse la comunicazione dei gruppi e anche la consapevolezza sullo sviluppo sostenibile, quindi riprendendo veramente l'obiettivo 12 dell'Agenda 2030. Quindi abbiamo proposto queste due tesi opposte. È meglio forzare il riciclaggio, quindi concentrarci sull'uso di plastiche riciclabili, oppure forzare la produzione di bioplastiche, quindi utilizzare terreni agricoli ed elementi naturali che siano da elementi di partenza per un polimero biodegradabile. Quindi i ragazzi si sono divisi in quattro gruppi, in realtà due verso una tesi, due verso l'altra, si sono documentati e poi alla fine è stato fatto un vero e proprio dibattito, in presenza ovviamente, in cui, però questo può essere fatto anche in modalità sincrona in DAD, ovviamente. Io ho ripreso qui in basso, ho messo il Play Decide, che è una delle dei siti su cui mi baso, insomma, per fare questi giochi di ruolo in classe che ai ragazzi piacciono molto, anche se insomma, ecco,
in questo dibattito, quindi, che è stato fatto in realtà. Il rappresentante del gruppo in pratica portava le idee del gruppo a sostenere la sua scelta, quindi vantaggi e svantaggi della sua tesi, e riportava un po' le idee di tutti e soprattutto rispondeva alle domande. A questo dibattito era presente, insomma, non solo io, ma era presente anche l'insegnante di filosofia, perché questo dibattito riprendeva un po', no, lo stile dialettico, il metodo dialettico dei filosofi, quindi è stato interessante anche da questo punto di vista, effettivamente. Poi però gli studenti, finito tutto questo, hanno proposto nuove domande. Ma perché allora, visto che abbiamo parlato di compostabilità, proviamo a produrlo il compost, no? Da scarti vegetali? E quindi lì abbiamo provato a produrre questo compost, che però è rimasto lì perché la scuola poi è chiusa e quindi vedremo. Insomma, poi i ragazzi si sono diplomati, quindi vedremo, insomma, di riproporlo semmai l'anno prossimo. E poi invece abbiamo provato a produrre il biodiesel, quindi biocarburanti, biodiesel da biodiesel come biocarburante dagli scarti dell'olio delle fritture che avevano tranquillamente a casa. Quindi è stato interessante il fatto che loro si fossero non solo sensibilizzati all'argomento, ma avessero proposto nuove attività da fare, quindi è stato veramente bello. La valutazione è stata sia formativa più che altro, insomma, ecco, interessante perché attraverso questi piccoli strumenti di autovalutazione, questi web app che si trovano, è interessante seguirli nell'autovalutazione. Poi però l'esperimento è stato valutato in realtà come abilità, le competenze sono state valutate in modo diverso attraverso griglie di osservazione, poi è stato valutato anche il Padlet, quando uno propone il Padlet o il Brain Space si valuta le attività che il ragazzo fa ovviamente. Vorrei concludere con questa analisi un po' dell'attività, quindi come punto di forza è stata il miglioramento della motivazione degli studenti e anche della progettazione didattica del docente, perché poi mentre si progetta vengono fuori mille altre idee che si potrebbero proporre sia a noi che agli studenti. E poi è stato interessante il confronto tra docenti, no? Proporre la stessa attività in classi diverse, in indirizzi diversi, è stato interessante. Un punto di debolezza si ha quando nei ragazzi manca l'autonomia e difficoltà in alcuni lavori di gruppo, effettivamente potrebbe essere un punto di debolezza in questo caso. Una minaccia, insomma, che però può diventare punto di forza è il materiale a disposizione che abbiamo, ovviamente, se è un laboratorio più o meno fornito, però abbiamo visto che si può adattare anche con altri tipi di attività. Poi ora le bioplastiche si possono fare oltre. Noi abbiamo scelto il finocchio perché in pratica i ragazzi stavano lavorando con biomolecole conosciute e potevano ipotizzare la reazione chimica e potevano anche quindi in realtà, insomma, ecco, ipotizzare il polimero che veniva fuori. In realtà si può fare con altri scarti, insomma, ovviamente. Un punto di debolezza invece da risolvere è proprio il fatto che se questa attività viene svolta completamente in DAD, non ha la stessa effetto sull'apprendimento degli studenti. Questo potrebbe essere sì uno svantaggio. Non so se, ecco, Claudia voleva aggiungere qualcosa su questo, effettivamente. Sì, mi senti? Mi sentite? Mi Siamo tutti senti, qui, certo. Alice, te? Sì, Ecco, certo. no, hai detto tutto abbastanza in maniera Ok. completa su quest'ultimo Grazie innanzitutto punto a in maniera di. Eh Alice, non so se Claudio voleva sì. aggiungere dei commenti, io ho Sì, Anna, trovato tutte le non mi presentazioni, la senti te tua come quella di forse? Cristina e di Mi Valentina, senti? estremamente inspiring, come potrei dire, molto, molto ispiratrici perché sono presentazioni molto dense, perché tu parli di play decide e ogni cosa che si propone apre poi un mondo. Sì, passo la parola a Claudia, vai. Sì, Mi senti io ti Anna? Sì, sento. no, ma guarda, proprio aggiungo poco perché siamo arrivati in fondo e siamo un po' stanchi tutti, penso. E una riflessione proprio sui metodo IPSS e il DAD e la didattica a distanza. Cioè, ci siamo un No, attimino. io ti sento, Mi non so gli senti? altri. Sì. E allora, dicevo, ci Ora siamo un non ti sentiamo po' più. Ok, scambiate alcune idee per quanto riguarda il laboratorio, non so se mi fatto a sentite. casa. A me, spero che mi sentite, ok? Volevo un po' capire da Alice, intanto che Claudia si riconnette a No, noi. no, ma non mi sente. Anna, Ok, non mi ora sì, vai. senti? Ah. No, dicevo, ci siamo un po' scambiate alcune mail riguardo alla sicurezza delle esperienze fatte a casa, no? E
E questo mi sembra una cosa ottima, infatti, per parlare un attimo del laboratorio, delle attività, diciamo così, di indagine operative fatte anche homemade a casa. E non c'è soltanto il problema della sicurezza, come ha sottolineato anche Alice nella sua articolata Ora io proprio non ti sento più. presentazione. Quando si fa, Ora sì. mi senti? Ora sì, ora sì di Sentite? nuovo. Quando si fa un'esperienza, diciamo così, da soli, è chiaro che non c'è la portata che si deve avere, e non lo sappiamo, Ipse si basa proprio su quello, che è il confronto in classe, il tutoraggio, dell'insegnante, per cui si rischia un pochino di far perdere di valore quella che secondo me è la cosa essenziale, cioè far capire che un'esperienza deve essere scientifica e deve essere scientificamente corretta nella sua esecuzione, cioè bisogna valutare vari parametri. Questo lo si può fare solo se siamo in Sì, presenza sì, sì. effettivamente. Il resto rischia di diventare un po' una ricetta, almeno io parlo non per quelle esperienze che sono abbastanza ben, come abbiamo visto, no? Come la creazione di modelli e quant'altro, ma quelle esperienze che sono spesso, no? Di tipo chimico e biochimico. Si perde un po', secondo me, focalizzare l'attenzione proprio sul processo scientifico, cioè sull'esperienza scientifica che deve essere un po' ortodossa. Ecco, questo quindi non c'è solo il discorso della sicurezza, bisogna dosare bene e soprattutto scegliere bene quali esperienze poter far effettuare dagli studenti e quali invece necessitano sicuramente di un lavoro fatto in classe. Questo e basta. Per il resto mi sembra che ci siano state appunto indicazioni abbastanza chiare. Abbiamo scelto, l'ultima cosa, abbiamo scelto, come vedete, delle applicazioni anche molto semplici. Il Padlet è un'applicazione molto semplice e l'altro lo stesso, anche per non farsi prendere troppo dall'euforia digitale nel sperimentare applicazioni che poi possono diventare complicate nella gestione. Bene, grazie a tutti, grazie ad Alice che ha fatto una bella esperienza. Grazie a voi. Anna? Alice? Ci siete? Sì, Anna ci dov'è? sono. Ci sono anch'io. Anna non c'è più. Ok, Cristina? sì, Sì? Valenti? ci sono. Ci Sì. sono. Sì, ci sono Anna dov'è anch'io. andata? Anna se n'è andata? No. No, dov'è andata? Avrà avuto qualche Io problema. direi, se ci No, no, sono io delle ci sono. domande. Ecco, sì, volevo dirlo anch'io. Se qualcuno ha delle domande, volentieri, visto che insomma, il Aspetta, tempo non è Cristina. stato lunghissimo. Sì, se ci sono domande, volentieri potremmo Sì, rispondergli. sì. Allora, vi stavate sovrapponendo Claudia e Cristina. Sì, io ci sono, mi sentite? Sì, 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 ora sì. sì, sì. Io ci sono, ci sono, ci sono e vi sento. Sì. Va bene. No, no, ci sono. Anna, forse ti ritorna in ritardo, sai le Sì, nostre parole. appunto, anche Cristina chiedeva la stessa cosa. Io leggo la chat, ma non ci sono particolari domande, almeno per ora. In ogni caso, rispetto all'osservazione che hai fatto Claudia, sono d'accordo, ma d'altra parte anche tutte queste presentazioni ci stanno facendo pensare. Dipende ovviamente dalla complessità della proposta, soprattutto dalla complessità scientifica, diciamo, molto della proposta, dalle tutte le variabili, tutte le cose. Quindi è chiaro che se si sale in complessità, Va Addio. bene, ok. Andà, che successo? Ok, quindi se ci sono domande, pronto? Niente, non si sente. Io ti sento, io sì, Clau, io sì, Ok, non Anna. so se Cristina, se volevi aggiungere qualcosa.
Ma niente, il discorso è che in didattica a distanza, come ho anche detto, bisogna presentare qualcosa di molto coinvolgente. Bisogna lavorare molto sui siti che sono davvero a volte ricchissimi e naturalmente far fare delle attività in autonomia che siano appunto non pericolose, che siano condivisibili in gruppi, ma i ragazzi devono essere ancora di più protagonisti perché anche nella ricerca di lavori, e noi per questo lavoro ne abbiamo trovato davvero di ricchissimi nei siti. Ecco, questo possono farlo anche i ragazzi e usare appunto internet per scopi davvero importanti. Ci credo, La scelta documenti originali. Cercando anche i documenti originali. La scelta del tema poi è veramente attuale perché, insomma, se non agiamo subito, questo nostro pianeta non ce la farà. E quindi l'educazione civica che il nostro ministero ci spinge appunto a fare tutti noi per ciascuna delle nostre materie a 360 gradi va coltivata in queste giovani generazioni che sono il nostro futuro. E quindi la scelta anche dei temi, visto che andrà fatta una scelta, visto che in didattica a distanza non si può presentare un programma come lo svolgeremo di persona, allora la scelta dei temi deve essere ancora più oculata. Giusto questo. Ok, penso che siamo tutti perfettamente d'accordo. Non so se Alice voleva aggiungere altro rispetto anche a se hai utilizzato con questa ricchezza di veramente encomiabile ricchezza di strumenti, di siti, di modalità. Se per esempio tu con i tuoi studenti usi fare normalmente questo tipo di approcci intrecciati e se lo fai con tutte le varie classi, cioè nel senso che se tu noti per ragazzi, soprattutto del quinto anno, tu hai parlato di ragazzi del quinto anno, qual è la differenza che tu noti come insegnante con un approccio del genere, ragazzi più piccoli e ragazzi più grandi? Mi interesserebbe sentire un po' questo da chi viene in da chi è in campo. Bene, allora, no, io questa attività è già, insomma, il secondo anno che la propongo e effettivamente se i ragazzi sono abituati come, ora io poi l'ho applicata in un liceo scientifico delle scienze applicate, quindi ho 5 ore settimanali, questa attività in 2 settimane si fa tranquillamente, però il fatto di avere questi strumenti metà casa, metà scuola, quindi questa modalità blended, questa flipped, e questi strumenti, loro fanno ovviamente anche informatica, quindi hanno una certa dimestichezza con questi tipi di strumenti, effettivamente è un valore aggiunto perché anche loro riescono a trovare delle risorse a Esatto. cui io non avevo pensato, no? E quindi è molto interessante in questo senso. I ragazzi più piccoli, io ecco, ho avuto anche un biennio di un tecnico economico, si possono fare, anzi è interessante farlo, proporlo, ovviamente in modo un po' più guidato e poi bisogna lavorare molto di più in classe. Secondo me, anche con gli strumenti digitali, ma in classe, perché hanno bisogno veramente di essere guidati e non sempre hanno poi gli strumenti adatti a casa. Ecco, questa è la differenza principale che ho visto. Però l'interesse e la motivazione ce l'hanno e la mettono tanto. La mancanza di autonomia nell'IPSE, insomma, nel metodo IPSE, ora in questo caso era un IPSE Certo. strutturato e quindi è un po' più semplice per loro. Nelle attività IPSE un po' più complesse, effettivamente anche nei licei si trova un po' di difficoltà, almeno io, insomma, ecco, poi ho un'esperienza abbastanza limitata, sono solo 13 anni che insegno, quindi non è tanto, e quindi ho visto che io, anche nei ragazzi dalla seconda, terza e quarta hanno bisogno di essere abituati a questo tipo di attività, perché altrimenti trovano difficoltà anche solo nel proporre la progettazione, nel fare ipotesi, ecco, questa è la prima difficoltà che incontrano, Certo. nel fare l'ipotesi personale. Quindi hanno bisogno di essere proprio, hanno bisogno veramente di essere guidati fin dall'inizio, fin dalla prima, secondo me, sì. Però vedo che altri colleghi lo facevano dalle medie, quindi effettivamente sarebbe bello avere degli studenti che arrivano già dalle medie preparati a Sì, questo tipo di infatti lavoro, no? in un tempo si parlava di seguire lo studente man mano, nei vari centri, man mano che passava dalle scuole cosiddette medie, insomma, alle scuole superiori. Va bene,
Allora, io ringrazio tutti i relatori sentitamente per l'estrema varie e variegata opportunità di spunti che ci avete dato e di strumenti. Come vedete, alcuni di questi sono anche già stati registrati, quelli di Claudia erano appunto registrati e Cristina ha detto che anche lei aveva registrato, quindi tutto è a disposizione per pensare ed elaborare, diciamo, in vista di queste nebbie che si spera si diradino il più possibile. Quindi io vi auguro buona serata e alla prossima volta. Un bacio a tutti. Grazie. Grazie, grazie Anna. Anna.